Ciao a tutti ragazzi da Alessia, Alessia Napoletana 91, ciao a tutti ragazzi. Benvenuti in questo mio nuovo video. Allora, in questo mio nuovo video voglio parlare delle altre due partite che sono andate in onda ieri sera. Allora, Verona-Bologna che è finita 1-1. E Spalla-Atalanta finita 3-2 per l'Atalanta e Sampdoria-Lazio finita 3-0 per la Lazio. Allora, partiamo da Verona-Bologna. Verona-Bologna è finita 1-1. Ha segnato per il Verona Veloso al 36esimo e per il Bologna Sansone al 15esimo sul rigore. Allora, come prima cosa ci tengo a dire che è ritornato sulla panchina del Bologna Mihajlovic, Sinisa Mihajlovic. Dopo la malattia ha finito il primo ciclo di questa bruttissima leucemia, di questa bruttissima malattia. Mi ha fatto molto piacere di vedere Mihajlovic combattivo di nuovo sulla panchina del Bologna. Però da una parte mi ha fatto molto piacere, da una parte mi ha fatto un'enorme tenerezza vederlo così con il cappellino in testa, senza capelli, senza barba, senza peli, con un viso scavato, molto dimagrito, faccia sofferta, occhi sofferti, di età molto magro e dimagrito. Mi ha fatto una cosa nello stomaco vederlo così, mi veniva veramente da piangere perché vederlo come era prima, adesso ovviamente la malattia l'ha segnato parecchio, molto sciupato, scavato. Gli occhi senza peli, senza barba, senza capelli. Devo dire che mi ha fatto una cosa sul collo, sulle garze sul collo per le chemioterapie, penso si presumerà che si fa per questa bruttissima malattia di leucemia, ma nonostante ciò è voluto tornare sulla panchina del Bologna alla prima giornata e non ha voluto aspettare. Grande uomo, grande allenatore, perché comunque quando dicono il calcio è solo un gioco, assolutamente no. Il calcio veramente è uno stile di vita, una passione talmente forte che Mihajlovic non si è arreso, è uscito dall'ospedale per andare ad assistere e vedere da vicino la sua squadra. Onore a Mihajlovic, gli auguro una pronta guarigione e di guarire veramente presto perché è un grande uomo, un grande guerriero, vincerà anche questa battaglia. So cosa significa questa brutta malattia, perché devo dire la verità, vedendolo allenare nelle foto, nei video, eccetera, anche mi ha ricordato anche alcune cose della mia famiglia, perché vabbè, c'era poco tempo fa, pochi mesi fa, è morto un mio zio, e non questa malattia, ma l'altra malattia sempre bruttissima, che è il cancro, e diviso era uguale a lui, era uguale a Mihajlovic, mi ha ricordato tanto mio zio, che è morto pochi mesi fa, giovanissimo anche lui per questa malattia, e aveva la stessa faccia di Mihajlovic. Quando ho visto il video, le foto da vicino, mi è presa una cosa allo stomaco perché aveva la stessa faccia di Mihajlovic, stesso viso scavato, sofferente, occhi sofferenti, senza peli, senza capelli, senza barba, corpo molto dimagrito. Mi ha ricordato tanto mio zio che per me era come un padre, morto pochi mesi fa. E vedendo Mihajlovic mi ha fatto una cosa allo stomaco, veramente mi ha commosso molto, mi veniva da piangere, eccetera. Mi ha ricordato molto. Quindi mi auguro che Mihajlovic, a differenza di mio zio, che non c'è più adesso, mio zio, possa farcela Mihajlovic e superare questa malattia. Bastarde che ancora purtroppo nel 2019 non c'è una cura definitiva, mi auguro che prima o poi ci siano queste cellule che impazziscono, che sia la leucemia o il cancro, il tumore, eccetera, come è successo a mio zio. Quindi forza Mihajlovic, forza Sinisa, sono combattente e vincere anche questa battaglia, mi raccomando. Mi ha fatto molto piacere per vederlo sulla panchina nonostante questa sofferenza, e anche se le foto e i video mi hanno fatto un pugno nello stomaco, mi ha ricordato molto mio zio, ripeto. Vabbè, lasciamo perdere ragazzi, andiamo avanti perché sennò peggioriamo la situazione. Parliamo delle partite che è meglio. Allora, parliamo di Verona-Bologna 1-1. Allora, l'allenatore del Verona è Juric e il Verona è ritornato in Serie A, la neopromossa, e comincia con un pareggio. Allora, tu dici il Verona stava in casa, doveva vincere il Verona. Però c'è da dire una cosa, che il Verona per molto tempo è stato espulso da Widox, come cavolo si chiama, al 13esimo. Quando giochi 10 contro 11, dopo appena 10 minuti di gioco, la partita si mette tutto in salita. Quindi il Verona già ha fatto un miracolo a strappare un pareggio contro il Bologna, perché quando gioco dopo 10 minuti, giochi 10 contro 11, la partita si mette diversamente, la devi impostare come vuole il Bologna. Quindi comunque il Verona ha portato un pareggio miracoloso a casa. Il Bologna doveva fare di più, perché comunque ha giocato quasi 85 minuti, ha giocato e oltre con l'uomo in più, dovevi almeno vincere. Quindi il Verona porta un buon pareggio a casa, dopo 10 minuti già espulso uno, e invece Bologna deve fare di più. Ha segnato Veloso al 36esimo per il Verona e Sansone al 15esimo sul rigore per il Bologna. Quindi il Bologna, devo dire la verità, non mi è piaciuto tanto, così così a livello di gioco eccetera. Il Verona non male, però l'espulsione sinceramente ti penalizza dopo 10 minuti.
Quindi si sta. Secondo me il Verona, continuo a pensare che il Verona secondo me non si salva quest'anno, non lo vedo granché rispetto alle altre squadre. Il Bologna secondo me si salverà, però con fatica. Detto questo, ragazzi, parliamo della prossima partita che è Spal-Atalanta. È finita 3-2 per l'Atalanta in casa della Spal. Un partitone, ragazzi, è stata una partita che veramente non finiva mai. L'ho vista in diretta, e l'ho vista in diretta su Sky, una partita molto emozionante, piena di gol. E allora, per la Spal ha segnato Di Francesco dopo 6 minuti, al sesto minuto, e Petagna al 26esimo. Per l'Atalanta ha segnato Gosens al 34esimo e doppietta di Muriel al 70esimo e al 76esimo al 76esimo. Quindi ha segnato una doppietta Muriel. Allora, su questa partita che c'è da dire? La Spal era partita bene, stava anche vincendo, poi si è fatta rimontare. Perché si è fatta rimontare? Perché poi è uscita la qualità dell'Atalanta che è forte, eccetera, eccetera, e quindi è stata ribaltata la partita. Devo dire la Spal non ha giocato male, tanto che ha trovato anche il primo gol con Di Francesco, il figlio di Di Francesco, l'allenatore, dopo 6 minuti, e Petagna ha segnato al 26esimo. Poi è uscita la qualità, dal 34esimo in poi, è uscita la qualità, ovviamente che è più forte l'Atalanta della Spal, ed è uscita la qualità. Però quando è che la Spal ha sofferto? Quando è entrato Muriel. Prima che entrasse Muriel, la Spal stava soffrendo, però manteneva. La partita l'ha cambiata un super Luis Muriel. Ha fatto un partitone, ha fatto una doppietta, ma non è tanto per la doppietta, ha fatto una grandissima prestazione, soprattutto il secondo gol, un grandissimo golazzo da parte di Muriel. Quindi la differenza l'ha fatto Muriel, è stato un grande acquisto da parte dell'Atalanta prendere Muriel, perché è molto molto forte. Ha fatto un bel gol, ha fatto una doppietta, quando dicevano tomate Muriel è finito, e invece no. Quindi l'Atalanta, ragazzi, ha fatto un grande acquisto. Quest'anno secondo me non andrà in Champions l'Atalanta, perché secondo me alla lunga andare l'Atalanta pagherà anche la Champions, pagherà anche le fatiche della Champions. Comunque non ha una panchina ampissima, ampia molto, diciamo, molto ampia per poter fare più competizioni. Quindi secondo me però andrà in Europa League. Muriel, ripeto, un grande acquisto, molto forte come attaccante, sembrava finito, ma non lo è. La Spal, complimenti alla Spal, ha fatto una grande partita, ma più di questo non poteva fare. È uscita la qualità dell'Atalanta, anche se male la difesa della Spal. E grande Gasperini, e mi auguro che la Champions, l'Atalanta faccia bene in Champions. Sì, per carità, Muriel è un acquisto in più che potrà servire anche in Champions per l'Atalanta, però per ritornare in Champions secondo me non ce la fa, non è il mio personale parere. La Spal secondo me si salverà, però si salverà a fatica, ma si salverà. Andiamo avanti, ragazzi, parliamo della terza ed ultima partita, Sampdoria-Lazio, finita 3-0 clamorosamente per la Lazio in casa della Sampdoria. Ragazzi, è stato un risultato clamoroso che non mi aspettavo. Allora, ha segnato per la Lazio una doppietta immobile al 37esimo e al 62esimo e poi Correa al 56esimo. La Sampdoria non ha fatto nemmeno un gol. È stata la prima partita da allenatore per Di Francesco, ex allenatore della Roma. Devo dire la verità, non me l'aspettavo che la Lazio vincesse in casa della Sampdoria e soprattutto non mi aspettavo che la Sampdoria perdesse in casa la prima e soprattutto che la Sampdoria non facesse un gol. Non me l'aspettavo. Oddio, Di Francesco. Allora, Di Francesco secondo me non è un male allenatore. Secondo me con la Sampdoria potrà fare bene. Ci sta, la prima partita di campionato, il calcio d'agosto stanno ancora sulle gambe, fa caldo, è il nuovo allenatore, deve ancora ingranare i nuovi schemi e far giocare i nuovi giocatori. Diciamo che il nuovo allenatore è sempre così, ci vuole un po' di tempo. Secondo me con la Sampdoria potrà fare bene Di Francesco, però deve man mano ingranare i suoi schemi, eccetera. Devo dire la verità, ma Super Lazio ha fatto un super Immobile, e Immobile è molto forte, ragazzi. Io ho sempre detto che l'avrei voluto nel Napoli, ma De Laurentiis ha sempre detto di no, perché non ha mai voluto Immobile. Non so perché, diceva, ah, ma è napoletano, poi dopo un casino, ma secondo me era una scusa perché De Laurentiis non voleva spendere soldi. Immobile, secondo me poi perché la Lazio poi cercherà anche una cifra molto alta, però secondo me Immobile è molto forte. Quindi secondo me Immobile farà grandi cose con la Lazio. E ripeto, Immobile secondo me meritava di giocare in un top club, tipo Napoli, Juventus, Inter, Milano, una squadra un po' più alta in classifica della Lazio che ogni anno va in Europa League, oppure non va neanche in Europa League, in Champions a volte è raro che va. Secondo me Immobile meritava un top squadra. Grazie ai suoi gol che la Lazio ha vinto per 3-0, oltre al gol di Correa, che Correa ha fatto un bellissimo gol al 56esimo, ma Immobile ha fatto due bellissimi gol. La Sampdoria poca roba, ha giocato malissimo la Sampdoria, Quagliarella non si è visto proprio, Gabbiadini a tratti buoni, a tratto no. La difesa della Sampdoria era acqua, passavano clamorosamente. Di Francesco deve migliorare parecchio questa squadra, centrocampo e in difesa. Quagliarella male, Gabbiadini già qualcosa, Gabbiadini
ha fatto buono, invece Quagliarella male. Quindi Di Francesco, non so se è sopravvalutato come allenatore Di Francesco, o ci vuole tempo con la Sampdoria, e tempo ci dirà che cos'è delle due, se Di Francesco che era sopravvalutato anche come allenatore della Roma, o ha solo bisogno di tempo con la Sampdoria per ingranare il suo gioco e i suoi schemi. Ce lo dirà il tempo e lo scopriremo solo vivendo. Ecco, quindi vediamo un po'. Complimenti alla Lazio. Stasera c'è Inter Lecce alle 20:45. C'è Inter Lecce, mi sembra su DAZN. Sì, mi sembra su DAZN. E, mamma mia, DAZN si vede sempre male e salta tutto. Secondo me stravincerà l'Inter per 3-4-1. Il Lecce è la prima partita di campionato che sarà in Serie A. Non è grandissimo, non ha una grande squadra il Lecce, abbastanza scarsi sono. E, è prima salita in Serie A, appena risalita in Serie A. L'Inter è molto forte, è la prima partita di Conte da allenatore, è la prima partita a San Siro in casa. Quindi secondo me stravincerà l'Inter per 3-4-1. O 3-0, 4-1, 4-0, secondo me stravince, e, tranne clamorosamente un risultato diverso, ma non credo. Il Lecce, appena salito, non è una grande squadra, non ha comprato nessuno, e poi il Lecce, secondo me, ritornerà in Serie B purtroppo. Detto questo, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Se, queste erano le altre tre partite di Serie A. E, ci vediamo nel prossimo video dove commenterò Inter-Lecce. E commenterò la partita della prima partita dell'Inter di questo campionato 2019-2020 e la nuova partita di Conte come allenatore, Antonio Conte dell'Inter. Nel prossimo video commenterò la partita domani Inter-Lecce. Commenterò che cosa succederà in questa partita e il risultato. Quindi ci vediamo nei prossimi video, ragazzi. Sempre Forza Napoli, Forza, Forza Ancelotti. E sempre, sempre, sempre Forza Napoli. E Napoli. Sempre Forza Napoli. Ecco, diciamo così, nella gioia e nel dolore, nella cattiva e nella buona sorte, Forza Napoli fino alla morte. Ciao a tutti, ragazzi.